Siamo qua con il presidente dell'Associazione Commercianti di Cesano Boscone che ci spiega l'associazione, com'è nata e quali fini si propone. Certo, l'associazione è nata un mese e mezzo fa con un gruppo inizialmente di una decina di persone e a oggi, attualmente dopo un mese e mezzo, siamo arrivati a 72 iscritti effettivi a oggi, in previsione di arrivare entro fine anno a un centinaio. Pensiamo di farcela e questo è quanto per sviluppare un po' le iniziative commerciali qui sul territorio di Cesano Boscone, quindi per muovere un po' la situazione economica di tutti i commercianti del paese. Come prima iniziativa cosa avete fatto? Come prima iniziativa faremo il 4 dicembre una manifestazione che praticamente si chiama Il Natale in musica e luci a Cesano Boscone per la prima volta, dove ci saranno dislocate per il paese tre band affiancate da dei gazebi con una distribuzione gratuita di vin brulé e castagne, con un trenino che farà un percorso per tutto il paese gratuito, dove le persone per salire dovranno recarsi presso i punti vendita che avranno una locandina esposta dove potranno trovare i biglietti gratuiti per salire sul trenino. È una manifestazione, il trenino viaggerà dalle ore 14 di domenica 4 alle 18:30 di domenica e farà questo percorso cittadino dove passerà davanti a tutti i negozi associati, quindi girerà tutto il paese per lungo e per largo. E avete organizzato anche le luminarie natalizie di Cesano Boscone, se non erro? Certo, certo, con il contributo di direi quasi l'80% dei commercianti di Cesano Boscone abbiamo appunto illuminato il paese omogeneo, con luminarie uguali per tutti, e che così è un percorso anche quello che seguirà tutti i negozi sia associati e non, perché con le luminarie hanno contribuito anche i non soci dell'associazione. Mentre il signore è il vicepresidente, che si chiama? Bellini Francesco. La signora è la nostra carissima segretaria, che quindi questo è lo staff. Senza di lei non sappiamo cosa fare. Quindi siete lo staff storico, cioè quello che ha la fondazione. Staff organizzativo. C'è la collaborazione di tutti i soci, di tanti altri soci ovviamente, e abbiamo fatto dei referenti per zona perché il paese è grande, è dislocato un po' strano, cioè, abbiamo dei punti un po' lontani che però abbiamo preso anche loro per attirarli nel gruppo.